La prossima giunta regionale del Veneto per Asolo, per uno dei borghi più belli d'Italia, vogliamo una sintonia di intenti, vogliamo una sinergia di forze, vogliamo collaborare, lavorare assieme, unitamente agli altri borghi più belli che ci sono nel Veneto. Asolo è internazionale. Come si può migliorare un turismo internazionale ma anche nostro locale, che si uniscano? È fondamentale avere il turismo internazionale in un momento economico come quello che stiamo vivendo, è assolutamente essenziale. Lo possiamo migliorare sapendolo gestire correttamente attraverso l'ufficio turistico che abbiamo qui in centro storico, attraverso la sinergia con altre realtà culturali che ci stanno attorno. Attualmente l'illuminazione della rocca è messa male. È messa male perché da diversi anni non è più soggetta a manutenzione a causa delle poche risorse economiche che ci sono. Alcuni fari sono spenti da più di un anno per degli atti di vandalismo, ma attualmente non abbiamo la risorsa economica per poterla sostituire. In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, Asolo è pronta a fare anche questo passo. Anzi, pensando che un cittadino di Asolo, il vescovo di Asolo, Monsignor Tomasi, è nunzio apostolico presso l'ONU, di cui tratta costantemente della pace contro la guerra, direi proprio di sì, che Asolo per la sua vocazione internazionale può accogliere gli stati che erano stati belligeranti. Grazie Sindaco, perché così dimostra di essere nell'attualità.